Siamo in compagnia del sindaco Cavallo, 11ª edizione della Notte delle Streghe. Cosa ne dice per ora? Come sta andando? Ma sta andando bene, l'affluenza è buona, la serata è bella, non troppo fredda, quindi riusciamo a gestirsi bene, c'è un buon afflusso però da quando abbiamo istituito questo discorso delle partenze a fasce orarie si riesce a far sì che chi arriva col proprio biglietto per un'ora parte a quell'ora, quindi anche la gente è più contenta e per noi, essendoci un movimento sia in entrata che in uscita, è anche più facile gestire la manifestazione. Quanti biglietti sono stati venduti fino ad ora? Francamente non lo so, però credo tra i 2.000 e i 3.000, adesso vedremo. Quindi siete soddisfatti, sono buoni numeri? Sì, tanto noi vendiamo al massimo 3.000 biglietti, quindi adesso non sono più andato in cassa, non so se li hanno venduti tutti o meno, ma più o meno saremo lì. Da chi è nata questa idea delle Notte delle Streghe? Da sottoscritto nel 2009, perché avevamo scoperto quando ho cominciato a fare il sindaco che in questo comune sono conservati dei verbali di processi alle streghe del 1495. Allora abbiamo pensato di fare un evento che riportasse un po' di freddo al 1495 e che ricordasse quella triste storia delle streghe riffreddesi processate e non si sa, perché i verbali si interrompono prima, se bruciate sul rondo. Quindi è una festa che comunque la popolazione sente molto, la sente vicina come festa. Sì, ci sono ancora molti luoghi che sono rimasti quasi intatti rispetto al 1495. La scena finale di tutte le edizioni finora proposte si tiene nell'antico monastero di Santa Maria della Stella e l'altare che c'è, un altare basso, non alto come quelli di adesso, che c'è in quel monastero è il luogo dove si sono celebrati i processi alle streghe. Quindi c'è, poi da noi ci sono tradizioni sulla montagna che sta dietro di noi, la montagna di Lonardo, un bracco, ci sono molte tradizioni legate alle streghe e quindi è un argomento molto sentito e poi in realtà è anche molto sentito dalla popolazione in generale, anche perché se tutte queste persone vengono qua vuol dire che probabilmente interessa. La ringrazio, le auguro buona fortuna per l'11ª edizione. Grazie.